Combattenti di terra, di mare, dell'aria. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Quando nel 1940 punto l'alba di quel giorno fatale, era di giugno e non ci di speranza, che la notizia fu tanto brutale. E quella sera a me si annunciò la guerra dichiarata fra le varie nazioni. E quella sera la guerra dichiarata tra le varie nazioni. Da tempo tutti si sperava in vano che tal notizia fosse risparmiata, ma tutto il mondo lavorava in pieno. Anche l'Italia si era preparata, quando nei fronti la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Ecco, il 10 giugno io ero lì con mia madre e sentiamo un orario fortissimo. La casa era questa qui, io ero nella finestra al secondo piano di mezzo, eravamo io e mia madre che lei faceva la maglierista, aiutavo a lei, sentiamo questa radio fortissimo di questa capostazione, che c'era lui solo, la radio non c'era nessuno, l'aveva messa a mille e allora mia madre si spaventa, dice, ma che è successo, non ho mai sentito. E allora mio padre che era lì fuori disse, quel delinquente gliel'ha fatta, finalmente che? Ha dichiarato guerra, abbiamo sentito tanto ratto, italiani, siamo in guerra! Come fa lui, lo sentiamo sempre ogni tanto. Ma vede, apparentemente ci sono state delle dimostrazioni il 10 giugno del 1940, quando Mussolini, dal famoso balcone di Palazzo Venezia, annunziò al popolo italiano e al mondo l'entrata in guerra dell'Italia contro la Francia e l'Inghilterra. Dimostrazioni ufficiali, dimostrazioni orchestrate, come sempre avveniva del resto sotto quel regime. Ma c'è stata molta, perlomeno molta perplessità a quel momento. La gente è rimasta col fiato sospeso. Ma che facciamo? Ma dove andiamo? Ma che cosa accadrà, che cosa sarà di noi, del nostro paese? E questo sì, questa perplessità c'è stata. Quando Mussolini dichiarò la guerra, io ero in cima alle scale del Duomo. Tutto il corso fino ai giardini era pieno zeppo di gente. Naturalmente era forzata, cioè Perugia è una città di impiegati, di ceto medio, eccetera, quindi praticamente l'avevano fatto uscire tutti, no? E la cosa mi colpì molto, perché non pensavo, insomma, eravamo ieri prima, a questa massa enorme di gente. Però lentamente, avevamo sempre di più l'impressione, non era solo l'impressione, che le cose cominciassero, cioè il fascismo cominciava a crollare nelle coscienze. Non c'era una ribellione attiva, però cominciava questa indifferenza, si cominciava a capire dove andavamo a finire, cioè la catastrofe. Quando si sente Mussolini nel filmato
che fa il discorso della dichiarazione di guerra, io ero in piazza 4 novembre, una piazza sicuramente affollata, con l'altoparlante che da Roma trasmetteva il discorso del Duce, e però tra la folla non è che ci fossero entusiasmi, tanto che c'è un documento del prefetto di Perugia di qualche giorno dopo che dice chiaramente che si raccoglieva una diffusissima preoccupazione. Mi ricordo benissimo che mi trovavo in Corso Vannucci, sapete dov'è, eh? Proprio sotto all'orologio, quando gli altoparlanti annunciarono il discorso del Duce, che pronunciò le fatidiche parole della nostra entrata in guerra. Guardate, mi ricordo ancora come fosse adesso, un brivido lungo tutta la schiena. Forse sicuramente era un cattivo presagio per me, ma sentivo un brivido e non fui la sola, potete immaginare, fu per tutti. È normale, io ho la possibilità di studiare e tutto è normale fino al 1940, quando io vado a Gubbio per dare gli esami da maestro. Gli esami sono anticipati di quasi un mese perché c'è la minaccia della guerra. Difatti, mentre sono a Gubbio, la guerra, il 10 giugno del 40, la guerra ha inizio. E la guerra è una cesura profonda nella vita delle persone e io credo anche nella vita del paese. E cambiano le prospettive, cambia tutto. Inizia un periodo che nelle città è fatto di fame, di timori, di gente che parte per la guerra, di madri che piangono quando i figli vengono fatti prigionieri o muoiono. Beh, una reazione proprio non ci fu, insomma, perché mai ci fu, diciamo, un'accettazione passiva, poi a gruppetti si commendava quello che poteva avvenire, quello che si poteva fare. Quando ho capito che si doveva passare dall'adesione intellettuale all'attività organizzativa, è stato quando l'Italia è entrata in guerra, perché è stato un momento anche di riflessione tragica. Noi eravamo cresciuti nel fascismo, nell'esaltazione della guerra, della grande forza militare dell'Italia, gli 8 milioni di baionette, questa esaltazione continua della guerra anche per gli universitari, libro e moschetto fascista perfetto. E di fronte a questa esaltazione della guerra, le parate militari, il passo romano, eccetera, quando l'Italia è entrata in guerra si è dimostrata che era un'armata di cartone. Siamo entrati in guerra, io, se sapevo che c'eravate la cosa, l'avrei portata. Una fotografia che vi ho detto dimostra l'avanzamento di una divisione italiana nel deserto libico contro gli inglesi con i camion della prima guerra mondiale. No. Venne fuori tutto il disastro di un'ampollosa retorica fascista sulla guerra, che dietro c'aveva un retroterra di miseria.